Dopo 21 anni il Napoli torna a battere la Juventus a Torino. Ne parliamo con un graditissimo ospite che scrisse anche la storia, perché 21 anni fa il Napoli vinse 5-3 e nel tabellino dei marcatori, oltre ai tre gol di Careca, quello di Carnevale, c'era anche quello di Alessandro Renica. Ben ritrovato Alessandro. Sì, buonasera a tutti. Allora Alessandro, finalmente un tabù sfatato dopo 21 anni. Sì, oltretutto è stata una partita molto bella, molto entusiasmante, che ha regalato tante emozioni e anche nel modo in cui, come è venuto il tutto, no? Quindi siamo tutti contenti perché oltre il bel gioco che si è visto, il Napoli ha vinto e convinto, ecco, questo è importante. È un Napoli che sicuramente dopo la vittoria con la Juventus adesso guarda al futuro con maggiore ottimismo, anche perché da quando è arrivato Mazzarri c'è stata la vittoria all'esordio in casa al San Paolo contro il Bologna, poi una vittoria difficile in trasferta a Firenze con la Fiorentina, il sensazionale pareggio arrivato nei minuti di recupero contro il Milan per poi concludere proprio con questa impresa di Torino. Che cosa ha fatto Mazzarri? Ha fatto tante cose Mazzarri, io direi il primo ha lavorato sulla testa dei giocatori ridandogli molta fiducia e molta motivazione. Secondo, gli ha inculcato anche l'idea di non mollare mai, di lottare sempre fino alla fine, finché l'arbitro non fischia la fine, e questo è un altro aspetto molto importante. Terzo, ha dimostrato di saper leggere molto bene le partite durante lo svolgimento perché nel momento giusto attua le giuste sostituzioni che il campo chiede. E quarto, ha dimostrato anche di non guardare in faccia a nessuno e di mettere in discussione tutti i giocatori, facendo in modo, anche a mio modo di vedere, di motivare appunto di nuovo molto tutto il gruppo. E questo credo sia l'aspetto fondamentale per gestire bene una squadra di calcio che comporta di solito da 24-25 giocatori. Se vogliamo, ha anche reinventato la posizione di Marek Hamšík, che tutti dicevano, almeno prima di lui, dicevano che poteva giocare soltanto nel 3-5-2, altrimenti poi non si sfruttava appieno. Invece nel 3-4-3, poi ha alternato anche tanti altri moduli, abbiamo visto un Hamšík decisivo. Ma guarda, i moduli insomma, lasciano il tempo che trovano, perché poi ci sono gli interpreti che sono la qualità dei giocatori. Il calcio è una cosa molto dinamica, ecco, ora possiamo dire che in fase di possesso palla ci sono certi sviluppi, no? Con una Certo. catena di movimenti. In fase di non possesso palla c'è tutta un'altra sistemazione, perché a volte il Napoli difende con una linea 5 in difesa, abbassa i due laterali, lascia una punta sopra che era Dennis, no? Certo. E quindi voglio dire, più che di moduli si parla di qualità di giocatori. Allora Hamšík, al di là del modulo, che non è quello che gli permette, secondo me, di esprimersi al massimo, è proprio lui che è un gran giocatore. Quindi che giochi lì, o che giochi là, o che gioca a destra o a sinistra, certo, magari lì ha trovato più spazio, ha trovato una serie di movimenti con Maggio molto fini, ma voglio dire. Però insomma è sempre tutta una squadra che poi valorizza anche le qualità, le capacità di un giocatore. Però tenendo presente che a mio modo di vedere, il mio modesto parere, Certo. Hamšík è il giocatore più importante al Napoli, Sì, siamo per quello che è la mia opinione. su questo siamo d'accordo perché veramente, a parte l'età, che è ancora davvero molto giovane, però stupisce la sua capacità di essere freddo e spietato anche sotto rete, 7 reti in campionato, non so di come. Guardi, quello che si nota in questo ragazzo è la voglia che lui che ha di crescere. È un ragazzo che dà continuità alle partite e per far questo deve essere un gran professionista. Quindi questi sono ragazzi che avendo queste grandi qualità tendenzialmente possono anche migliorare sempre di più. Quindi ha tutte le caratteristiche questo ragazzo per diventare un giocatore, per essere protagonista a livelli importanti, perché veramente stupisce, con tutto rispetto per il Napoli, che una squadra come la Juve non abbia considerato un giocatore di questo livello, perché questi sono giocatori
da palcoscenici tipo Barcellona, Real Madrid, io lo vedo veramente un, lo vedo anche Napoli, per carità, per amore di Dio, non vorrei sminuire il valore che ha Napoli come piazza. Oltretutto c'è un presidente molto ambizioso, che ha molte possibilità economiche e che quindi può anche eventualmente riuscire a trattenere certi talenti, no? Però Però per questo trattenere, no, veramente, dico, io lo dico, per trattenere Hamsik sicuramente il Napoli deve cercare di arrivare al quarto posto, perché se continua così per tutta la stagione è chiaro sì, che... io credo che questa sarà una sfida importante, perché è chiaro che col quarto posto le entrate economiche saranno ben diverse e quindi di conseguenza sarà più facile gestire un giocatore come Hamsik. Del resto il tifoso, giustamente, ragiona il tifoso, il giocatore, il professionista, ragiona da professionista, non può neanche poi, non può neanche pretendere che si svini per tenere un giocatore, perché voglio dire, se domani dovrai rinnovare un contratto a un giocatore come Hamsik, rischi veramente che, adesso non me ne intendo, ma mezzo bilancio ti va via, insomma, ecco. Per il momento ce lo godiamo perché chiaramente è uno degli No, orgogli del queste cose Napoli. vanno dette perché alle volte no, anche i tifosi non capiscono che ci sono anche purtroppo dei discorsi economici da far No, tornare, bisogna indubbiamente è far così. tornare i conti in poche parole. Quindi ora quando noi parliamo, adesso io anche che faccio tra virgolette allenatore, però bisogna anche che ragioniamo in questa ottica qua, insomma, in un'ottica più ampia, non possiamo più fare un ragionamento e dire no, ma Hamsik deve stare. Hamsik starà a Napoli, però il Napoli deve offrirgli un palcoscenico che potrebbe essere appunto la Champions League, che poi di conseguenza si hanno delle entrate che ti fanno gestire giocatori importanti proprio per il discorso economico, poi alla fin fine, no? Indubbiamente è così, poi è chiaro, anche con gli introiti da Champions League cambia. Il Certo. discorso lo sa bene Aurelio De Laurentiis, però Renica, le volevo chiedere un parere adesso sul difficile che arriva, perché c'è Catania-Napoli, altro anticipo del campionato. Sappiamo che in queste sfide poi bisogna far vedere il valore. Poi il suo ricordo personale di quel Juventus-Napoli 3-5, dove chiuse anche le marcature. Vabbè, ma io adesso, riguardo Catania e Napoli, ho visto che Mazzarri, essendo un allenatore che ha fatto la gavetta e che dimostra di conoscere anche la psicologia dei giocatori, dell'ambiente, di tutto quanto, lui ha già detto che bisogna subito, il momento più difficile è adesso, no? E ha ragione, perché il Napoli adesso dovrebbe sfruttare sull'onda di questa grande vittoria questo momento per poter portare fieno in cascina, far più punti possibili, e per far questo deve comunque avere sempre la stessa fame che ha avuto contro queste grandi squadre, dove le motivazioni sono anche molto più semplici da trovare, perché sono squadre che da sole ti sale l'adrenalina in corpo. Ecco, la stessa adrenalina che hanno avuto col Milan, con la Juve, la devono provare anche col Catania. E questa è la sfida più importante che adesso ha il Napoli, perché uno potrebbe pensare che adesso questa è la partita più facile, ma forse la più difficile. E quindi voglio dire, mi auguro che i ragazzi dimostrino, l'allenatore lo sa perché ha esperienza, che i ragazzi dimostrano di avere maturità da questo punto di vista, perché se dimostreranno questo, penso che anche sabato possono fare un'ottima partita e di conseguenza anche vincere la partita. Invece sul ricordo, no, di quel Juventus Napoli indimenticabile. Mi ricordo, è stata una partita con molti gol dove Antonio ha avuto una giornata fantastica, perché ha realizzato 3 gol, uno fra l'altro più bello dell'altro, e poi alla fine mi sembra che eravamo 3-0, 4-1, poi 4-3. Alla fine c'è stato questo calcio di rigore, Diego era uscito perché aveva un piccolo problemino, e sono andato io sul discritto, è andata bene. E c'è E la quindi soddisfazione, no? Resta a distanza di anni. sì, poi avevo la fortuna in quegli anni di realizzare spesso, insomma, con la Juve io non ho fatto tantissimi gol in Serie A, sembra 18 in tutto, ma ne ho fatti 3 con la Juve, poi alla fine, tra Coppa UEFA e campionato. Quindi Abbastanza pesanti, no?
Era una squadra, sì, ho detto tutto pesante, era una squadra comunque che a me portava fortuna, quando vedevo bianco-nero avevo anche questa fortuna da difensore di realizzare questi gol importanti, pesanti, all'interno poi di una squadra fantastica, di un'apertura di un ciclo memorabile, quindi le emozioni sono state tante per noi, per voi e per tutti quanti, penso. Indubbiamente, comunque la soddisfazione di essere tornati a gioire 20 anni dopo, 21 anni dopo, per una vittoria a Torino con la Juventus. Grazie mille al grande Grazie. Alessandro Renica, grazie Arrivederci, grazie Alessandro. a voi. Grazie, arrivederci. Antonio Petrazzuolo, napolimagazine.com